nonna con il vostro, con la banda. Per favore. Fino a metà corso. Thank you.
Festa che ci offre ancora una volta per stare insieme. Grazie ancora una volta a questo grande privilegio di essere presente a festeggiare Maria Santissima Addolorata. Ora passo il microfono al Vicario Episcopale Dorremo, che ci aiuterà a capire quanto è prezioso vivere questo momento così bello. Grazie, Dorremo. Ecco, diciamo insieme di fronte alla statua la preghiera antica e sempre bella e sempre tenera che la tradizione cristiana ci mette sulla bocca dalle parole dell'angelo ai desideri del popolo credente. Ave o Maria, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Vergine Santa Addolorata, prega per noi. Concludiamo questa giornata, popolo di Cervaro, riprendendo così l'antico pensiero che ha avuto Gesù per noi dall'alto della croce, perché tutto questo che state celebrando parte da quel Venerdì Santo, quando Gesù morente dice alla mamma sua: donna, ecco tuo figlio, e dice a San Giovanni sotto la croce: figlio, ecco tua madre. Non è soltanto una consegna amorevole della mamma che resta sola e Gesù si preoccupa che vada con Giovanni, ma è una consegna di relazione tra madre e figli, e poiché la madre in quel momento rappresenta la Chiesa lì sotto la croce, è come se Gesù dicesse a Maria, madre della Chiesa: questi sono i figli tuoi, e dicesse a tutti i popoli, a tutte le generazioni, fino alla fine dei secoli: figli, ecco vostra madre. Quel momento è il momento massimo del dolore, ma anche il momento massimo dell'amore. Se impariamo a vivere le relazioni come Dio le sogna, non soltanto nell'ambito familiare, ma nell'ambito sociale e per i credenti nell'ambito ecclesiale, questo è lenire, addolcire le ferite che comunque la Madonna e Gesù ricevono sempre dalla malizia degli uomini. Questa è la piazza di Cervaro. Qui passate e ripassate per motivi di lavoro, per motivi di ufficio, per motivi anche di svago. Qui passando e ripassando, poiché ci sono i bar, inevitabilmente ci si guarda, e questa sera voglio offrirvi proprio questo pensiero dal cuore della Madonna Addolorata: come vi guardate, qual è il vostro sguardo, qual è lo sguardo dei vostri figli, perché noi ci giudichiamo, noi ci valutiamo, perché noi ci conosciamo, perché noi in qualche modo ci sappiamo gli uni gli altri. Eppure Gesù quella sera dall'alto della croce ha detto queste parole stupende: Padre, com'è? Padre, perdonali. Avete capito, fratelli e sorelle, qual è lo sguardo nostro guardando la statua della Madonna?
Lo sguardo deve essere uno sguardo compassionevole, deve essere uno sguardo che non così è superficiale, ma da credenti uno sguardo profondo, perché quell'altro che io sto guardando è uno che Dio ha perdonato nel sangue e nella croce di Cristo Gesù. Non posso permettermi di avere un altro sguardo. Se veramente voglio bene alla Madonna e a Cervaro, il bene alla Madonna è più che manifesto. Alla Madonna dei Piternis, oggi alla Madonna Addolorata, la Madonna vi raccoglie in gran numero. Voi non potete deludere la Madonna. Impariamolo questo sguardo, fratelli e sorelle. Ne va di mezzo la serenità della nostra vita, anche quell'accoglienza reciproca, perché poi nessuno di noi è perfetto. Nessuno di noi può avere la presunzione di credersi chissà chi, perché siamo tutti dei perdonati, siamo tutti delle persone che attentoni cercano di vedere la luce della verità sulla propria esistenza, sulla propria coscienza e sul